Sono tornati davanti alla loro azienda chiusa oramai da diverso tempo gli ex lavoratori della fonderia Veco di Martinsicuro. I 50 dipendenti in cassa integrazione chiedono di tornare a lavorare, ammortizzatori sociali che saranno corrisposti fino a giugno 2021, condizione su cui i sindacati denunciano l'assenza della politica, visto che nessuno in questi mesi si è preoccupato di formare e ricollocare i dipendenti, parcheggiati in cassa integrazione ad oggi senza nessuna prospettiva, diversa dalla disoccupazione. Siamo qui per riaccendere i riflettori sulla Veco, ricordando che uno spettro che sta sull'Adriatica, sul mare Adriatico di Martinsicuro, è comunque una fabbrica che era ancora attiva, una fabbrica che comunque all'interno aveva dei macchinari che funzionavano, e a tutt'oggi nessuno si è fatto avanti per rilevare questo sito. Quindi vorremmo accendere i riflettori su questa azienda e interessare anche la politica regionale, soprattutto quella provinciale, affinché si occupi di far ripartire questa azienda. Altrimenti il comune di Martinsicuro tra poco si ritroverà altri 50 disoccupati. Oltre questo ricordiamo anche che faranno la fine dei lavoratori della Maccaferri. La Maccaferri chiuse a dicembre del 2016, dopodiché gli ammortizzatori sociali sono finiti per questi lavoratori, ultra cinquantenni, la maggior parte non si è ricollocata ed è calato il sipario su questi lavoratori. Non vorremmo che i lavoratori della Veco facessero la stessa fine di quelli della Maccaferri. Le fonderie in Italia sono pochissime, questa fonderia anni fa aveva un'occupazione che arrivava a 170-180 operai al regime. Questo significa di fatto che è sicuramente potrebbe diventare una ricchezza. L'appello chiaramente è quello alla regione, ma a tutta la politica, a tutte le istituzioni, di creare un tavolo istituzionale per capire se ci possono essere le possibilità di rilanciare questa fonderia, ricordandoci anche il poco utilizzo di quelle che sono state le risorse destinate a tutta la vallata attraverso l'area di crisi complessa. Finanziamenti che non sono stati utilizzati fino in fondo e che di fatto non hanno tenuto conto di quelle che erano le reali condizioni delle aziende in crisi, quasi di fatto poi finanziando e premiando le aziende che stavano bene, perché per esempio uno dei criteri per finanziare le aziende attraverso l'area di crisi complessa era il poter creare occupazione, quando in realtà qui ci bastava restare a galla e avere almeno l'occupazione senza perderla.